Siamo in questa seconda domenica in ascolto del Vangelo di Giovanni, in questo capitolo sesto. Continua la riflessione intorno a ciò che Gesù ha fatto. Abbiamo ascoltato domenica scorsa questo segno grande della cosiddetta moltiplicazione dei pani. Non so neanche se sia davvero giusto chiamarla così, ma noi la conosciamo in questo modo, questo grande segno, grande, così grande che però sembra proprio non aver lasciato traccia, perché stranamente l'interrogativo dei Galilei che domandano Gesù, che in qualche modo interloquiscono con Gesù, interrogano Gesù, è proprio la domanda che dicono alla fine, quasi alla fine del testo di oggi, rivolgono a lui dicendo: ma Signore, cosa fai? Quali segni compi? Quali segni fai? Perché noi possiamo vedere e credere. Allora, uno potrebbe dire, ma come? L'ha appena fatto, no? È stato appena compiuto. Allora subito noi arriviamo a dire, questi non credono ancora in niente. Forse non è ancora, non è proprio così. Io parlo di me, reagisco immediatamente etichettando subito coloro che non si comportano a modo, adeguatamente, dicendo questi non sono in grado, non sono capaci, non credono, oppure sono ignoranti, sono poco consapevoli. No, loro pongono anche una giusta domanda, in verità. Se fossimo nel contesto dell'ebraismo potremmo capire che questa domanda non è fuori luogo. Il profeta, l'uomo di Dio, deve annunciare in anticipo il segno che farà. Quindi è una domanda legittima la loro. Non è una domanda che denuncia una incapacità di fede. Non ancora, perlomeno. Non è qui. Ma comunque ci possiamo dire, certamente, un segno è stato compiuto. Allora dove guardavano? Dove si guardava? È interessante perché la sproporzione è gigantesca tra questa domanda e il segno che si è manifestato. Dice addirittura il Vangelo di Giovanni la volta scorsa, dice che Gesù si preoccupa tanto dell'avanzo, che è sproporzionato. Hanno mangiato a sazietà, ma ne sono rimaste ancora 12 sporte. Quindi una sproporzione. Allora c'è come a dire, qui c'è davvero una grande ironia dell'evangelista, come dire, c'è stato un grandissimo segno, proprio giusto ieri potremmo dire, proprio poco fa, poche ore fa è stato compiuto un segno gigantesco, enorme, per chi sapeva vederlo, voleva vederlo. Ma dove sono i nostri occhi, potremmo dire a noi stessi a questo punto, volgendo lo sguardo non più solo sul testo, ma anche a noi che abbiamo ascoltato questo Vangelo? Dove sono i nostri occhi? Dove stanno? Non vediamo una sproporzione. Anzi, forse noi siamo portati a vedere sempre una sproporzione al contrario. La sproporzione che noi vediamo più facilmente è quella di ciò che non c'è. Di ciò che non ci viene concesso, che non ci viene dato. Rispetto al nostro poco che chiediamo, ci viene dato ancora di meno. Le nostre richieste sono in fondo così piccole rispetto all'onnipotenza di Dio, potremmo dire. Dio può tutto. Dio ha creato il mondo, figuriamoci cosa può fare. Ha fatto risorgere suo figlio dai morti, figuriamoci cosa può fare questo Dio. E noi in fondo cosa chiediamo? Poche cose, la salute per i nostri cari, che sono grandi per noi, ma in fondo, rispetto alla sua potenza, sono cose minuscole, proprio briciole. Chiediamo poche cose, di stare un po' bene anche. E molto spesso ci sembra che tutto questo non ci venga concesso, non ci venga, anzi addirittura che non ci venga degnato un ascolto. Allora questa sproporzione che noi vediamo nel testo forse c'è anche dentro le nostre vite, c'è come una sproporzione continua. Non siamo in grado di vedere, non solo non siamo in grado di vedere ciò che viene compiuto, che è gigantesco, perché i nostri occhi guardano altrove, le nostre orecchie, le nostre attese sono in un'altra direzione, sempre, costantemente,
E non sappiamo vedere ciò che viene dall'alto, perché noi vediamo solo ciò che sta di fronte a noi. Non siamo in grado di vedere altrove. Noi siamo molto rigidi, nonostante quello che possiamo credere di noi stessi, quello che io posso credere di me. Io sono molto rigido, molto fisso, molto ossessionato sulle mie poche piccole cose. E se queste cose non avvengono secondo come voglio io e secondo la mia visuale, non avviene niente. Questo è il dramma. Per quello Gesù inizia dicendo: voi non siete qui perché avete visto il segno, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. Certo, lo farei anch'io. Sicuro. Assolutamente sicuro, matematico. Se avessi mangiato di quel pane e di quel pesce sarei andato con loro, dietro loro, con loro, in una barca, con tutta quella massa di gente. Era un fenomeno anche, quindi voglio dire, non me lo lascio perdere questo fenomeno. È gratis, fra l'altro, non si deve pagare neanche il biglietto, quindi figuriamoci. E invece il punto è per che cosa mi muovo sostanzialmente. Gesù in fondo è capace di prendere questo gap, questa sfasatura. Rileva questa sfasatura, ma non la rivolge contro di loro come un giudizio tagliente, come dire non siete in grado di fare un tubo di niente che sia buono. Ma invece incomincia a ricostruire, riparte, dicendo operate secondo il pane che dà la vita, non secondo il pane della dissoluzione, della perdizione, di ciò che deperisce, potremmo dire. Cercate quel pane lì, orientatevi secondo quel pane lì, operate, non solo fate, ma operate, cioè mettete la vostra energia, canalizzatela per questo. Che si potrebbe anche tradurre di nuovo dicendo: se il vostro sguardo è sempre orientato sulle cose di piccolo cabotaggio, se siete in grado solo di guardare la vostra vita, come dire, al perimetro ristretto del vostro cerchio più stretto, non sarete mai in grado di vedere ciò che accade, anche accanto a voi. Operate per un pane più ampio, più grande, più nutriente di quello che state semplicemente attendendo. Perché facilmente le nostre attese si ripiegano contro di noi, facilmente le nostre attese diventano delle pretese, facilmente, non ce ne rendiamo neanche conto, partono buone e diventano cattive, non sappiamo neanche perché. Ci attendiamo sempre a qualcosa di buono, di legittimo, di giusto, e poi queste attese nel tempo si inacidiscono, si avvelenano e diventano delle pretese. Verso l'alto, verso il basso, verso l'orizzontale, i nostri rapporti. Sono avvelenatissimi i nostri rapporti di pretese, neanche ce ne siamo resi conto quando sono iniziate le pretese al posto delle attese. Questo è operare per il deperimento, per il pane che deperisce, quando non siamo consapevoli che sta accadendo questo nelle nostre vite. Il Signore ci chiede di alzare un po' lo sguardo, di lasciarlo riorientare da Lui, dalla Sua parola. Lasciamoci colpire da qualcosa che non sappiamo subito decifrare, ma che sentiamo, percepiamo carico di senso, perché proviene non solo dalle nostre attese, ma proviene quello che proviene, direi, proprio dalla bontà di Dio, che è tra noi, in mezzo a noi, nelle nostre vite. Se ce ne vogliamo rendere conto.